Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Chiacchiere da Bar qui al Bar della Psicologia. L'argomento di oggi lo voglio trattare un po' più come se fosse un brainstorming e un po' meno come se fosse qualcosa di preparato, perché è un argomento davvero vasto, pieno di sé, pieno di ma e pieno di ipotesi. Stiamo parlando della solitudine. Premetto che non tratterò ikikomori o figure estremamente ritirate a livello sociale, perché non è questa la sede migliore, o quantomeno non è oggi il giorno in cui parlerò di questo argomento. Piuttosto voglio dare un quadro più generale di quella che è effettivamente la solitudine, che cosa comporta e come spesso e volentieri questa solitudine è un po' più figlia di un mancato buon attaccamento piuttosto che di un'imposizione di natura solamente sociale. Partiamo. Allora, è oramai in vigore l'ennesimo lockdown, siamo tutti quanti vincolati ad una dimensione maggiormente legata ai social, è difficile poter parlare a livello interpersonale con un'altra persona che non sia un collega, molti sono fermi a casa e di conseguenza mi sembrava il momento giusto per potermi avvicinare a un argomento di questo tipo. Partiamo da un presupposto. Quando noi ci riferiamo all'attaccamento, dunque al tipo di rapporto che il bambino ha con le proprie figure genitoriali, consideriamo una dimensione nella quale il bambino sperimenta le prime possibili interazioni con il mondo esterno, perché infatti padre e madre sono i frammenti che compongono il primo mondo con il quale il bambino ha a che fare. Ora, in questa direzione noi possiamo dire una cosa molto molto importante. Quando i genitori sono assenti, dunque tendenzialmente creano una forte insicurezza nel bambino, noi sperimentiamo a livello personale un'enorme incapacità di connetterci con il mondo esterno. Per quale motivo? Perché si percepisce una sorta di rifiuto. Il genitore che non è stato un genitore sufficientemente buono e che non è stato in grado di compensare via via le necessità del bambino con i propri comportamenti, con la propria presenza, instilla nel pargolo l'incapacità di leggere correttamente il mondo esterno e crea dentro di lui una frase che in psicologia dinamica potremmo riassumere così: se neanche ai miei genitori io sono effettivamente piaciuto, come posso piacere al resto del mondo? Ecco perché decido di crearmi un cerchio che è il mio spazio vitale nel quale potermi rifare, nel quale io posso avere le mie attività e verso le quali rivolgere la mia attenzione. Tutto questo di solito si nutre anche di quello che potremmo definire come uno scarso interesse sessuale, senza sfociare nelle patologie, semplicemente il tipo di unione richiesta dall'atto in sé delle volte disgusta, delle volte spaventa questo tipo di persone che noi in termini clinici definiamo schizoidi, che sono in casi limite stiamo parlando ovviamente. Nelle altre declinazioni potremmo anche avere a che fare con delle persone che, nonostante il quasi sufficiente attaccamento infantile, non provano questa grande curiosità verso gli altri esseri umani, magari anche per altre esperienze che hanno avuto. Mi è capitato, questa cosa qui l'ho già detta altre volte, di avere a che fare con bambini che giocavano al loro gioco in parte agli altri e era bellissimo vedere questo spaccato, questa dicotomia. Un bambino che gioca con la propria pozza di fango, con i propri pupazzetti, mentre gli altri in parte stanno giocando a calcio piuttosto che a un gioco di squadra, e vedere come il suo tentativo di osservarli in modo passivo, quasi con la coda dell'occhio, ti faceva presagire che c'era una volontà di interazione, ma che non era ancora sfociata del tutto. Ecco, quello che tante volte accade è costringere l'essere umano, perché ci diciamo, beh, ma l'uomo è un animale sociale, deve stare in società, non funziona così. Ci sono delle persone che hanno bisogno dei loro tempi per riavvicinarsi al mondo sociale. E questo è un quadro circoscritto che dobbiamo sempre tenere a mente e dobbiamo sempre portare rispetto nei confronti delle persone che scelgono una vita più ritirata. Poi dipende, perché c'è anche il narcisista coperto o ci sono anche altre figure che narcisisticamente parlando spingono per tirare. Che cosa vuol dire? No, no, vai via, però se non mi dai attenzioni sei una pessima persona. Ecco, quello è un altro tipo di quadro che non risulta in
in quanto elencato precedentemente. Ora avviciniamoci a questo momento di totale isolamento. Avendo già io fornito delle indicazioni che potete andare a riprendervi se volete nei post precedenti, vorrei un po' parlare dell'idea della solitudine. Che cos'è la solitudine effettivamente? È solamente la mancanza di rapporti sociali? Se consideriamo che viviamo nell'epoca dei social, è difficile che ci sia una mancanza di rapporti. È vero, l'effettivo scambio tante volte è sostituito da una reaction ad un post, da un commento. Ma di cosa stiamo parlando? La relazione umana è qualcosa di diverso. Delle volte è fratellanza, delle volte è aiuto, delle volte è scontro, delle volte è critica. Quando parliamo di un'estrema solitudine, tante volte dobbiamo imbatterci nel concetto di assoluta mancanza di confronto. Ringrazio una persona per avermi fatto notare questo piccolo aspetto. Avendo io trascorso molto tempo, magari anche nella solitudine, perché comunque sono una persona che ama il proprio spazio, delle volte mi sono reso conto di aver creato delle posizioni eccessivamente rigide, dove le uniche possibilità di scambio erano con altre persone, con altrettanta rigidità. Vedete, l'essere umano nasce per potersi confrontare con il prossimo e sicuramente l'isolamento e la solitudine creano una gabbia mentale dalla quale non si può uscire se non attraverso delle buone strategie, delle buone routine, delle buone dinamiche che dobbiamo imparare a costruirci. In un'epoca come oggi, dove la solitudine è vista come emarginazione o dove tutti quanti sono prodighi nel twittare o nel postare una foto scritto odio le persone, odio la gente, io voglio far notare che state scrivendo odio la gente su un social network. Credo che l'affermazione si commenti di per sé. Detto ciò, c'è la creazione di un ennesimo substrato, di un ennesimo stereotipo del tipo odio le persone perché le persone non mi piacciono, però utilizzo un social network perché ho davvero un sacco di paura di rimanere da solo. Sfatiamo il mito che la solitudine è scarsa intelligenza, è scarso interesse, è una scarsità di abilità. Delle volte la solitudine è anche un momento di recupero personale, è anche un momento di rinvigorimento, di accumulamento delle proprie esperienze e di maturazione delle stesse. Non siamo più abituati a percepire l'idea di sedimentare dentro di noi qualcosa. La società di oggi è una società che ti impone una velocità alla quale l'essere umano non è portato. Noi ci imponiamo il fatto di work hard, do more, ma non ci siamo avvezzi. Tant'è che poi sfociamo in patologie, workaholism, piuttosto che tanti altri concetti che potremmo metterci in parte. Siamo troppo lanciati nella nostra carriera, sacrifichiamo figli, moglie e famiglia. Che cosa ne otteniamo? Un bel film dove il risultato finale è il tutto questo non vale il tipo di relazione. Qui cito McCandle, che è il ragazzo che potete vedere, che avrete sicuramente visto nel film di Sean Penn, Into the Wild. Per chi non avesse letto il diario lo consiglio, o se no aspettate il mio podcast che uscirà tra non molto, Nelle Terre Estreme, dove si ripercorre la vita di Chris McCandle. Bene, McCandle, dopo un periodo di enorme isolamento, scrisse «La felicità è bella solo se condivisa». In realtà non la scrisse, la trovò in un libro che si era portato dietro. Capite, lui ci ha messo tutto questo tempo per elaborare un aspetto di questo tipo. Che l'essere umano è tale nel momento in cui rientra in società. Questo non vuol dire che l'essere umano non possa avere bisogno di momenti di solitudine. È giusto muoversi nelle direzioni che più si ritiene appropriate, legandosi a quello che è la propria voglia di scoprire, la propria voglia di esplorare in modo quasi privato e poi poter condividere l'esperienza. Per cui, capite, la solitudine di per sé è un aspetto talmente tanto variegato, talmente tanto sfaccettato, che potremmo parlarne per ore. Quando trattiamo, e qua lo facciamo solo di sfuggita, il tema degli hikikomori, uno degli elementi che più ho riscontrato, vedendo anche quello che si può trovare su YouTube e sul web, è una sorta di mi allontano dal mondo sociale, dal mondo delle interazioni, perché non mi sento all'altezza, non mi sento bello, mi sento troppo brutto, ho paura di essere
preso in giro per come sono, quasi come se mancassero delle solide basi per potersi confrontare. Se un domani una persona dovesse mettere in dubbio quelle che sono le vostre competenze, voi potete criticamente dargli ascolto, ma poi dovete oggettivamente rispondere. Essere machevoli in un aspetto non fa di voi una pessima persona o una persona di minor valore. L'hikikomori ha la tendenza a prendere in modo molto catastrofico quello che gli viene detto o quello di cui ha paura, per cui è più un timore delle volte che un effettivo momento di criticità. Non a caso, in dei momenti di estrema solitudine c'è comunque un enorme nucleo di interessi che si sviluppa, dall'anime alla lettura, alla scrittura. C'è una sorta di self-authoring che continua a crescere. C'è un enorme consumo di attività in solitaria che però delle volte possono avere una componente multiplayer, nel caso del videogame, oppure esistono dei blog dove anche gli hikikomori scrivono. E che cos'è un blog se non un luogo dove potersi confrontare, un forum vero e proprio, quasi un foro romano dove potersi mettere in luce con altre persone che possono pensare allo stesso modo. Vedete, in ogni caso, anche nella solitudine, l'essere umano cerca un luogo dove potersi aggregare con altri individui. E lo fa perché tendenzialmente è un essere sociale con dei momenti in cui ha bisogno di essere più individualista. Non tutte le culture funzionano in questo modo, ovviamente, però dobbiamo tenerlo in considerazione. In questo momento di forte fastidio, crisi, dove siamo ostracizzati e bloccati, cerchiamo di rendere questa solitudine il momento in cui pensiamo alle nostre esperienze, pensiamo alle persone che non sentiamo da un po', pensiamo a tutto quel substrato sociale per il quale non abbiamo mai tempo. E forse questo è il momento giusto per riprendere in mano il tutto. O forse è anche un momento per dedicarci al silenzio, un silenzio meditativo che ci permetta poi di affrontare il mondo esterno con una rinnovata forza e con una rinnovata voglia di tornare ad una vita precedente. Come vedete, ho toccato in modo molto generico l'aspetto della solitudine, partendo da un presupposto di natura psicologica, che è l'attaccamento, ma non si può, come ho detto prima, circoscrivere l'idea della solitudine solamente in una direzione. E sappiate che è molto difficile che ognuno di voi o chiunque guardi questo video sia estremamente predisposto ad essere e vivere in solitaria. Molte poche sono le persone che hanno questo talento, che di per sé ha anche degli aspetti molto negativi, ovvero non poter praticamente contare su nessun altro, non essere in grado di stringere dei reali rapporti amicali e così via. Muoviamoci nella direzione che riteniamo più idonea per noi stessi e cerchiamo di adattarci, visto che siamo esseri umani e questa capacità ce l'abbiamo, a questo periodo di estremo fastidio e di estremo disagio. Io come sempre vi ringrazio e dal bar della psicologia per oggi è tutto. Ciao e ad un prossimo video.